Oggi dall'autodromo di Varano prende il via la 34esima edizione del Moto Estate. È una data importante, quella della Festa della Liberazione, che oggi si tinge dei variopinti colori delle carene delle moto, che tornano a rombare in quella che è stata ed è storicamente la casa del Moto Estate, l'autodromo dedicato a Riccardo Paletti. Si corre su una pista molto tecnica da 2350 metri con ben 14 curve, di cui 6 a destra e 8 a sinistra. Abbiamo un paddock da ben 14.000 metri quadri, completamente riempito dai piloti e da tutti coloro che li accompagnano, che hanno dato un grande, grandissimo spettacolo. A questo punto non resta che sentire i motori e il rombo delle moto. Forza ragazzi, diamo gas! Per Storie di Moto Estate, Claudio Corti, ex pilota, come dice lui, che non ha bisogno di presentazioni, ma che ci onora della sua presenza al Moto Estate. Un progetto importante per lui, ma soprattutto la voglia di stare in un paddock che è la base della passione del motociclismo. Esattamente, come dici te, ciao a tutti innanzitutto, dopo soprattutto l'anno 2020... pieno di Covid, è stato bello ritornare, vedere gente che non vedevo da tempo. Non sarà l'unica data, magari ne faremo qualcun'altra sicuramente, ed eccoci qui. Bradley Smith, coming back to the origin. You are in Italy, very far from England, but the paddock is more or less the same where you start to move the first steps in your motorbike world. Yeah, absolutely. It's nice to be back to grassroots racing. It's nice to see grassroots and to see the Moto Estate providing a fantastic opportunity to young riders to progress on their career. It's interesting to be here in Verano Circuit. I've never been, it's the first time. It's a very technical circuit, so I've enjoyed it a lot. What is the situation that you find after 20 when we cut the salami? Yeah, it's always good fun. I enjoy the evening time with a beer, and when you cut the salami, then everyone smiles and enjoys themselves. Ben ritrovati dal circuito di Varano, in Riccardo Paletti. Ti vado a denunciare veloce quella che è la griglia di partenza, con Carnevale in pole position, Conte Sala a chiudere la prima fila in 6 decimi, Lorenzini, Zuliani e Lisci in seconda fila racchiusi in poco meno di 7 decimi, terza fila aperta da Galloni, Bonetti e Claudio Corti. Qui attenzione, perché abbiamo delle new entry importantissime: Andre, Bollani, Zannoni e Fortini, Calonaci, Smith, Bradley Smith, un passato in MotoGP di cui parleremo dopo e lungo, Cristini, Carpinone, Aquilano, Vignati, Quarta, Cazzaniga, Riva, Trombina, Aloisio, Cervioni, Berselli, Aloisio, Castagna, Cruciani, Riva, un parterre d'eccezione. Non ti chiedo un pronostico, Andrea, ti chiedo: bellissima giornata, una giornata di sole, un divertimento sicuramente assicurato. Assolutamente sì, un po' di vento, ma dai, la temperatura ideale per correre. Eccoli lì che partono! Super impennata nelle retrovie! Subito la 300 Super Sport l'anno scorso ci ha veramente abituato ad un finale thriller, con qualcuno dei protagonisti che lo ritroviamo. Conte, intanto vediamo la partenza, bellissima l'inquadratura dall'alto. Andrea, abbiamo parlato di due piloti super stra esperti d'eccezione che si trovano. Intanto Lisci subito prova ad entrare in per conquistare la sesta posizione. Uno dei due è Bradley Smith. Sì, cosa dire, si parla di piloti assolutamente d'esperienza che da poco hanno lasciato il mondo del moto mondiale. Moto E, ha fatto gli ultimi 2 anni Bradley Smith in Moto E, esatto. Nel 2006 in 125 il miglior risultato è stato secondo posto, ha vinto 3 gare, una carriera lunga nonostante i suoi 30 anni, e si rimette in gioco in questa competizione super competitiva, scusami il gioco di parole, perché qui se le danno come dei maledetti. Ah sì, sappiamo benissimo che la 300 è una di quelle categorie dove è sempre col coltello tra i denti, ed è bello vedere questi ragazzi giovani che combattono per cercare di arrivare in alto. Mentre Claudio Corti, esordio nel 2010 in Moto2,
14esimo posto, risultato migliore finale, 69 gare disputate, un podio, mentre abbiamo il primo giro Conte Carnevali davanti. Vediamo, facciamoci un po' l'occhio con Smith 12esimo, Corti decimo, ad esempio Galloni terzo, Andre, partenza top per il numero 7 in griglia di partenza che si trova terzo, Lorenzini un po' attardato, sono 12 giri, tanto per iniziare Andrea, intanto andiamo con un con inquadratura su Carzaniga. Su Carzaniga ti chiedo Andrea, che emozione è stata ritornare nel paddock? Io ho commentato, ho avuto modo di commentare l'evento live, bellissimo, tanto amore, tantissima passione, come hai visto tutto quanto questo? Guarda, come appunto abbiamo commentato lì una delle gare in diretta, è sempre bello tornare a Motoestate perché c'è proprio un ambiente familiare, un ambiente dove è tutto bello dalla sera alla mattina e si capisce proprio l'ambiente genuino quale dovrebbe essere. Questo è l'assenza del pubblico probabilmente è un po' l'unica nota stonata, perché abbiamo visto una marea, una parata di piloti, giustamente io dico pseudo piloti per dire, certo, non professionisti, ci sono stati dei professionisti, mentre intanto Andrea noi ci stiamo perdendo un po' sulla gara, secondo giro ultimato, si parte col terzo, Conte Carnevali, Lorenzini ha scavalcato Galloni e vediamo se prova a mettersi all'inseguimento dei primi due, intanto lo passa Giulian? Sì, mi sembra di sì, si è messo davanti, grasso al passo di Niccolò Lisci in 300 Super Sport. Non ci sarà, penso, gomme, deterioramento, eccetera, eccetera. Vediamo se prova ad entrare intanto Carnevali su Conte. Sì, va largo, no, grande, pinzata e chiusa, bellissima. È riuscito il anche sorpasso a chiuderla bene, bello. Ma ti dico, come al solito, le 300 hanno pochi cavalli, quindi deterioramento delle gomme sicuramente no. 12 giri non sono pochi, non sono tanti, sono giusti, anche perché sono tutti piloti esordienti dove se e ci si spera che cresceranno, andranno a fare gare anche più lunghe. Vediamo un'inquadratura dall'alto di Varano, una bellissima giornata davvero, soleggiata, anche un po' ariosa, che di certo non faceva male per me che commentavo dall'alto. Intanto attenzione, perché dentro Conte sorpassa Carnevali di nuovo, questi non se le stanno mandando a dire. Assolutamente no, si stanno stuzzicando, sicuramente divertendo, sì, assolutamente con rispetto. E peccato per Lorenzini che ha perso un pochettino il treno e non riesce a stare agganciato ai primi due. Lì davanti si vedono tanti sorpassi, sì, perché la pista è anche abbastanza lunga. Vediamo Lorenzini, è un po' attardato. È un po' attardato e tra l'altro si è staccato anche il gruppetto con Lisci che sta provando in qualche maniera a rientrare. Stava riprovando in qualche maniera a buttarsi dentro in questa S iniziale. Vediamo la percorrenza da parte di Lorenzini, forse Calona ci è entrato su Galloni che sta perdendo posizioni in qualche maniera, lì ci sta provando a rientrare nel gruppo. Qui probabilmente andiamo con uno slow motion su Emanuele Cazzaniga. Intanto siamo live con Lisci che non riesce a mettere nel mirino il gruppetto di Calonaci, Galloni e Sala. Qualcosina in termini di centesimi lo sta guadagnando Conte su Carnevali, sei d'accordo? Sembra proprio di sì. Poi quest'anno ci sarà un appuntamento in più che è Cremona, pista nuova. Sì, pista sì, una pista nuova nel senso nuova per il Motoestate, quindi sarà tutto da scoprire. Sì, sono stato una volta anch'io, ma essendo che non hanno mai fatto manifestazioni, gare, sono andato una sola volta a girare. Quindi. E intanto Giulian mi sembra che sia entrato, anzi no, non era Giulian che ha perso totalmente posizioni, probabilmente era Calonaci che ha scavalcato Galloni, che in qualche maniera sembra essere un po' in difficoltà. Siamo live con Lisci, che forse adesso sta iniziando ad avvicinarsi al gruppetto che va dal quarto al sesto, da Sala, Galloni a Calonaci. Tanto tra un po' iniziano a esserci anche dei doppiati, hai ragione. Sì, potrebbe essere perché manca davvero. Decimo, entriamo nel decimo giro, Andre. Sì. Lì Carnevali si infila sempre su Conte, Conte su Carnevali, proprio all'ingresso della prima curva, prima del tornantino. Cazzaniga è infilato da Cristini che lo stava puntando da diverso tempo, riesce in questo caso proprio Cristini a scavalcarlo, Matteo Cristini, buon sorpasso su Cazzaniga che però probabilmente proverà a rispondere. Anche questa lotta serrata per le piazze, che magari sono un po' meno importanti, però ci fanno capire l'entusiasmo, l'importanza di come viene anche percepito
questo primo appuntamento del moto estate. E noi, Andrea, dobbiamo ribadirlo adesso che mancano due giri. Adrenalina che non stanno facendo mancare i primi due davanti. Carnevali Conte che si avviano praticamente all'undicesimo giro in solitaria, con Lorenzini, con Sala, con Galloni, Lisci, Calona, Cibollani, Zannoni, Bonetti nelle prime 10, Corti undicesimo, dodicesimo Smith. Abbiamo parlato approfonditamente di due piloti che non hanno probabilmente chissà quale motivo per essere raccontati o spiegati. Intanto ci avviamo all'undicesimo giro, eccoli lì, Carnevali, sono Conti. Arrivati ai doppiati, sono arrivati ai doppiati, adesso, adesso chissà che non sia un problema. Mentre Lisci sta provando in qualche maniera ad avvicinarsi a Galloni, ma non mi sembra che ci sia tutta questa reale possibilità di agganciare la quinta piazza, a meno di un clamoroso errore di Galloni. Ma tu mi hai insegnato che non bisogna mai fare le scarpe primo pronostici, perché portano sfortuna. Esatto. Ti lascio, ti racconto cosa è successo live durante la cronaca. Carnevali Conte ancora lì appaiati. Ricordiamo che Conte fu protagonista lo scorso anno di una gara mozzafiatante bellissima durante il tutto quanto quello che era successo lì, forse un io doppiato. Anch'io penso un doppiato che si è fatto da parte. Si è avvicinato Lisci incredibilmente a Galloni. Non ci credo, Andrea. Io ho fatto le scarpe prima, ma siamo all'ultimo giro. Probabilmente tra poco vediamo la bandiera sventolarsi. Se la ride Andrea Tomio, vediamo se Carnevali è riuscito ad averla meglio su Davide Conte, protagonista che lo scorso anno. Stiamo guardando curva dopo curva l'ultimo giro di Lisci che si è avvicinato. Eccola lì la bandiera a scacchi. Ma intanto c'è anche la bandiera blu. Bandiera blu. Ha vinto? No? Chi ha vinto? C'è un attimo di confusione. C'è una defiance. C'è una defiance, anche perché è successo di tutto, ma anche perché questo è l'ultimo giro. Cazzanica intanto sopra avanzato. Vediamo se riesce a rispedire alle spalle il diretto avversario. No, non ci riesce in questo caso. Ancora Cazzaniga che sta cercando di sopravanzare Cristini, che lo aveva contropassato. Altra gara bellissima, sfida nella sfida. E già ho perso la voce la prima gara. Tu lo sai, anche perché questo è l'ultimo giro. In realtà è adesso. Esatto, è l'ultimo giro. Ci quindi ci ha ingannato blu. Quella bandiera blu, che in realtà era la bandiera blu dei doppiaggi. Esatto, quindi sono ancora lì davanti Carnevali Conte, mentre siamo live con Cazzaniga che prova a sopravanzare Cristini. Qui sembra la telecronaca della partita di calcio con gli attimi convulsi. Eccoli qua, eccoli. Te l'avevo detto che Conte aveva scavalcato clamorosamente Carnevali. È riuscito probabilmente in quei doppiaggi. E adesso sì, Carnevale ce l'hanno tolto forse. Forse lo, ma guarda Lisci, Andre, incredibile. È tornato anche lui, forse però sono due doppiati. Sì, penso che siano due doppiati perché li ha passati agevolmente. E allora andiamo a vedere l'ultimo giro. Qui sì che bandiera scacchi ed esulta. Esulta evidentemente Conte, che l'anno scorso perse di un millesimo. Vince quest'anno di pochi millesimi su Carnevali. Terzo Lorenzini, quarto Sala, quinto Lisci che ha scavalcato Galloni. Avevamo visto bene Andre, Calonaci settimo, Bollani, Zannoni, Bonetti, Corti, Fortini, Smith. Ho perso la voce, ma adesso al parco chiuso, vedi, esultano tutti. Tutti, anche quei piloti che sono arrivati alla fine. Esatto. Perché questo è importante. Assolutamente. Ed eccoci qua, ben ritrovati in quel di Varano. Si sta per partire la classe 600. Manfredi in pole. 7 decimi staccato Matteo Gallan, terzo Mortali, seconda fila Bianucci, Pozzo, Fortunati, terza fila Ferrari, Saltarelli, poi Bocenti, Gioia, Gasperini, Munerato, Filippi, Tommio, appunto Andrea, Coletti, Cafagni, Zerbo, Serra, De Maria, Osler, Cavallo, Marotta. Dopo ti chiedo un po' di cose, Andre, anche perché per te sarà bellissimo rivederti. Mi racconterò un po' di cose, anche perché chi è venuto con me in cabina di montaggio a fare la gara live durante l'avvenimento mi diceva che eravate tutti attaccatissimi. Intanto la partenza, scommetti che vada avanti Kevin Manfredi? Così è intuito, dici, eh? Così è intuito. Mi raccomando, non ci possiamo tradire. Esterno è proprio Kevin Manfredi, che accomodante. Anche perché ti dico, si era paventato a un certo punto Andre che non corresse proprio, e invece poi ha deciso alla fine di correre, di gareggiare. Sì, sappiamo, infatti, che lui non va il card, i suoi punti è come se non contassero. Sì, ai fini della classifica è trasparente. Cioè, diciamo sul che podio lui non si presenta. No. No, ma è capace. Anzi, io la mattina ho parlato con lui, mi ha detto: verso la fine, agli ultimi giri, mi fermo, mi ritiro. Cioè, probabilmente non so neanche se arriva fino alla fine. Almeno così mi ha detto se lo sta la mattina.
poi non so se arriva fino sta facendo il furbo, naturalmente sa tutto Andrea Tomio e anche io sto facendo finta sapendo tutto, ma me lo tengo per me. Kevin Manfredi intanto se n'è andato via. Ti chiedo, Andre, 1.10.299, in realtà sei sedicesimo, a parte gli scherzi, sì, con Gallan che è il secondo, il primo dei non extraterrestri, sì, come Manfredi, che però è andato in 1.09, cioè in un secondo ci siete 15 piloti. È quello, infatti sembra cioè tu racconti di sono sedicesimo, però in realtà davvero in un secondo siamo... In un'altra categoria probabilmente saresti quarto, non ti dico sì, distacco era ampio, infatti si vedono tutti attaccati, 15 giri, Gallan secondo, Ferrari, Mortali, Bianucci, Saltarelli, Gasperini, Pozzo, Sansavini, Fortunati, Coletti, Tomio, dodicesimo. Eccomi qua, guarda. Eccolo, ti stanno sverniciando? Fa la staccata qua forse. Carinelli, vediamo se fa la staccata su Andrea Tomio. Sì, ma io lo so che lui è un combattente. È un combattente sì. Quando fa la telecronaca. Esatto. Mamma mia, ragazzi, che pastone. Però questo ci faceva capire. Attenzione, un sorpasso forse di Bianucci su Mortali. Sì, lo riesce a compiere Bianucci. Andre, però l'avevamo detto. Sì. Tanti attaccati e stiamo guardando e trovando proprio questo. Eh sì, quello che un po' rispecchia la quello che ci ha detto la qualifica, ecco. La qualifica ha dimostrato che in un secondo eravamo dentro appunto i 15-16 piloti e nella gara, come vedi, questo è. Ecco, forse a lungo termine, quindi una gara di 15 giri... Si possono non cristallizzare, ma si possono vedere un po' di distacchi, sì. Un po' tu di... dici che adesso riescono a stare tutti attaccati, però ad esempio già vedo Gallan che in qualche maniera prova a staccare Ferrari e Bianucci. Mi sembra che Bianucci ne abbia di più, vediamo se riesce a passare Ferrari già qui... C'è Andrea che mi dice sì, stai tranquillo che lo fa. Sì, l'ha fatto, è passato Bianucci. On board con Carinelli che aveva prima scavalcato il buon Andrea Tomio. Che in questo momento è quindicesimo. Cosa andiamo a vedere? Slow motion da parte di Kevin Manfredi. Bianucci, Gallan, che sembra che lottino, forse qui Bianucci lo stava scavalcando, eh. Forse. Gallan, se non ho visto male, entrava all'interno. Vediamo Manfredi che ormai fa storia a sé. Vediamo qual è la moto, se spunta la moto rossa fiammante. No, è ancora dietro, è davanti. Non si è visto bene. Sì, sì, è passato Andre. Perché la moto dietro è quella di Gallan. Mi sembra che sia passato Bianucci. O forse mi sono confuso. Sicuro erano loro due. Ferrari e Mortali stanno facendo Manfredi. Un'altra gara. Ma che Manfredi. Fa? Ma prendere un coccolone. Mortali scavalca Ferrari. Vediamo se Ferrari risponde subito. Si ha risposto, ti garantisco che davanti Bianucci ha passato Gallan. Come qui è rientrato Mortali. Ce l'ha fatta, gran sorpasso, lavorato, costruito da parte di Super Davide Mortali alle spalle di Michael Ferrari, mentre Bianucci ha passato Gallan. Sta tirando Manfredi però, perché per essersi preso lo svirgolone là... Sta tirando tantissimo. Mamma, dietro che confusione, Saltarelli, Gasperini, Pozzo, Fortunati, Coletti, Bianucci, Gallan, Mortali. Si è accodato Mortali a Ferrari, a Gallan, scusami Andre. E adesso una gara che cambia completamente. Tanto Kevin ha già doppiato un paio di piloti e si appresta a doppiarli magari tutti. No dai, scherzo. Però sta viaggiando a ritmi veramente forsennati. Sì, sta, come ti ho detto prima, tanto qua non si vede. Vede il sole, anche praticamente che impalla l'inquadratura di Michael Ferrari che vede davanti un avvicendamento. Sai che... Ma Ferrari si è avvicinato tantissimo a Mortali. Quindi vuol dire che chi sta davanti, che è Bianucci, Andre, non riesce ad imprimere forse quel ritmo forte e forsennato per scappare. E allora, secondo me, non è che arrivano tutti quanti insieme questi? C'è quel rischio lì. C'è quel rischio lì. Mamma mia, come sono vicini ancora, nonostante siano percorsi 8 giri. Eh sì. Tutti tranne uno che tranquillo si fa la sua curvetta, allarga il piedino, se ne va. Noi guardiamo, ci piace molto, lo guardiamo con piacere. Intanto Carinelli alle spalle di Coletti, vediamo se lo passa qui in rettilineo. Carinelli ci prova, Mortali ha scavalcato Gallan, Andre. Sta iniziato il nono giro, Mortali ha scavalcato Gallan, Bianucci, Mortali, Gallan, Ferrari. Gasperini che era nono primo si trova adesso sesto, Pozzo, Fortunati, Coletti, Carinelli, Calfagno, Carinelli alle spalle, Manfredi ultima al decimo giro e si appresta all'undicesimo. Mamma mia, che gruppettino che si è formato lì, eh. Sì. Qua tu lo sai chi c'è dietro di Filippi? Ci sei tu, non ti puoi vedere, non sei dietro, ma ci sei tu. Ok. Davanti a lui Gioia, Saltarelli, Calfagni, Carinelli che ancora in combutta con Coletti, non è riuscito a scavalcarlo. Davanti ai Bianucci, Mortali, Gasperini, Ferrari, crollo totale di Gallan, Andre.
partiva dalla seconda, si trova in settima. O ha sbagliato, secondo me, o è un degrado totale delle gomme, o ha avuto un problema. Ho un problema, perché oggettivamente non c'erano le condizioni per un crollo di questo tipo. No, settimo, no. Gallan. No, così no, così non è troppo. Gasperini terzo, Andre Bianucci secondo. Ma dov'è finito Mortali? Appunto. Problemi anche per Mortali. Incredibile. Incredibile. E che fine ha fatto? Gasperini dalla tredicesima alla terza piazza. Ferrari quarto. A questo punto da Ferrari ci si aspetta che provi in qualche maniera a saltare alle spalle di Gasperini, almeno per prendersi il podio, mentre Kevin Manfredi adesso inizia a essere pungolato per quanto concerne i vari doppiaggi. Carinelli nono, incredibile, abbiamo finito? Perso Gallane e Mortali, li abbiamo persi, erano secondo e terzo, Andre. Pazzesco, pazzesco. O problemi per lui o un'uscita. Noi purtroppo non siamo riusciti a vedere, documentandovela, la situazione. Gallana abbiamo visto che dal settimo non lo troviamo più, e evidentemente il ritiro. Ferrari non riesce a tenere Gasperini. Ora non so se sia un doppiaggio, se Pozzo sia entrato. Sì, Pozzo entra su Ferrari. Ancora Ferrari, vediamo se prova a rispondere a Pozzo. No, chiude Pozzo, che probabilmente cercherà in maniera satanata di avvicinarsi agli altri. Kevin Manfredi intanto tranquillo, tranquillone, se ne va via in scioltezza. Ultime curve prima dell'ultimo giro, Andre. Bianucci, Gasperini, Pozzo, Ferrari, Fortunati, Coletti, Gioia, Carinelli, Saltarelli, Calfagni, Filippi, Bocenti, Tomio, Osler, Serra, Zerbo. Lotta incredibile in questo caso nelle retrovie per le varie posizioni. Mamma mia, quanto se le stanno dando quelli davanti. In penna Kevin Manfredi, tranquillo e sereno, si sta facendo gli affari suoi completamente. Sì, 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 sì. Però uno stile invidiabile, un pilota veramente una bravissima persona, ripeto, anche fuori, al di là del paddock, Kevin Manfredi. Vediamo, perché ci stiamo accingendo a vedere le ultime curve. Andre, se non erro, hai visto? Ha rallentato ed entra in box. Kevin Manfredi fa vincere evidentemente chi gli sta alle spalle. Lo avevamo preventivato, non avrebbe probabilmente nemmeno dovuto correre. Sbucano intanto coloro i quali vincono, no? Perché qui siamo ancora al doppiaggio. Eccolo Bianucci, vince Bianucci. Gara, questa gara importantissima. Gasperini, Pozzo, Ferrari, Coletti, Fortunati, Gioia, mamma che casino lì. Madonna. Gioia, Saltarelli, Carinelli si sono toccati probabilmente. Filippi, Calfagni, Bocenti, Tomio. Vince Bianucci, secondo Gasperini. Eccoci qua, sempre con Andrea Tomio. Una bella gara, ha vinto quindi Nicolò Bianucci. Esatto, secondo Gasperini. Gran gara da parte di Gasperini, benissimo anche Pozzo, peccato per Gallani e Mortali. Ci sarà sfida, ci sarà lotta in questa categoria. Direi proprio di sì, è una di quelle più accese, più combattute, ne vedremo delle belle a Cremona. Mi trovi totalmente d'accordo, ragazzi, appuntamento a Cremona, ci sarai? Se non corro comunque come spettatore sicuramente sì. Sta al mio fianco tutto il tempo, ciao ragazzi! Ciao ciao!